si è installata questa pietra utilizzata per costruire questa acropoli. Si è messa da sopra una pietra calcare a rilievo che rappresenta due animali: leoni, leonesse, grifoni. Ancora non si sa perché mancano la scabezza sulle teste, un altro materiale. Legno è stato non trovato perché il palazzo viene bruciato dai dori. 1100, la civiltà missionaria sparisce a causa di questa distruzione per mano dei dori. Bene. Però si tratta della prima, l'unica scultura monumentale del periodo preistorico dell'età missionaria. La prima e l'unica, ragazzi, eh? Basso rilievo di cui ci parlano anche tanti archeologi. Wace, un inglese che visse gli scavi nel 1009, dice che il leone, li chiamiamo così anche noi, in omaggio a Suleiman, leone che stava a sinistra simbolizzava e rappresentava la potenza del palazzo re di Mi, cioè lei invece con la destra ha messo la posizione araldica contrastante, simboleggiava e rappresentava la potenza del palazzo reale di Cnosso. Le due potenze della Socrate di allora, Micene e Creta, Cnosso, Minosse, vengono attraverso questi due leoni, leoni che in qualsiasi civiltà erano simboli di potenza, sovranità, la Serenissima Repubblica Serenissima, riportava come simbolo il Leone di San Marco. Quindi il palazzo era sotto la protezione